Il peggiore incubo di ogni genitore. Bambini completamente fuori controllo che rendono la casa un inferno. Queste famiglie hanno raggiunto il limite. Riccardo, adesso veramente basta! Hanno un disperato bisogno di aiuto. Gli rimane una sola opportunità. Chiamare SOS Tata. Ogni settimana un team di tate specializzate e molto competenti riceverà la telefonata di una famiglia in crisi e deciderà quale tata è la più adatta per risolvere i loro problemi. La tata avrà una settimana di tempo per ristabilire l'ordine in famiglia e restituire la serenità. Queste famiglie possono essere salvate. Ce la farà la nostra tata. Genitori d'Italia, la tata sta arrivando da voi. Cristiana, ho 36 anni, mi occupo di statistica medica, analisi statistica, dati clinici, sono la mamma di famiglia. Mi chiamo Mauro, ho 45 anni, in casa io ci sono un po' meno perché lavoro. Abbiamo tre bambini, Riccardo, il più grande, ha 5 anni e mezzo, è molto buono d'animo. E Lorenzo ha un carattere tutto diverso perché lui è sempre perso nei suoi pensieri e la cosa più difficile è riuscire a ottenere attenzione da lui. Il terzo è Giulio, che ha 2 anni e 2 mesi, partecipa molto attivamente alle scorribande degli altri due. Ma hanno creato veramente una specie di società segreta. Quando sono insieme tra di loro c'è una interazione esplosiva, per cui è una posizione che sta un po' tra la polizia e la protezione civile. Riccardo, adesso veramente basta! È una cosa molto, diciamo, che mi pesa molto, non sono serena quando sono con tutti e tre. È anche per questo che cerco di evitare di essere sola con loro. Di solito quando arrivo io le cose sono già un po' più tranquille. Riccardo, non sputare. Spintoni, testate, a volte arrivano con dei morsi o graffi. Sembra proprio che aspettino il momento in cui non c'è nessuno a guardarli per scatenarsi in questo tipo di cose. Credo che lei più di tutti gli altri abbia bisogno di un aiuto. Mi sento un po' incompleta come mamma. Quella che adesso mi butto giù davvero così pom! Magari. Mi sono persa per strada soprattutto la cura per me stessa. Mi piaceva molto viaggiare, a tutto questo ho dovuto rinunciare. Io penso che una super tata sì, possa aiutare. Stupida, brutta, stupida mamma! C'è un nuovo messaggio. Salve, mi chiamo Cristiana. Ho 3 bambini che quando sono insieme mi fanno impazzire. Si arrampicano dappertutto, si picchiano, mettono in disordine. E io da sola faccio fatica a gestire sia la casa che loro. Ho bisogno di una tata che mi possa aiutare a risolvere una situazione che sta diventando sempre più difficile. Grazie. Ma urleranno sempre così questi bambini? Rita,
tu che sei giovane e le orecchie sane, vai tu? Ok, ci rivedremo. Piacere. E voi siete i piccoli mostri. No, non è vero. Tu ti chiami? Come ti chiami tu? Forse lo so, ti chiami Giulio. Nel momento in cui sono entrata ho visto che c'era una gran confusione. Sono dovuta andare io verso Riccardo, verso Lorenzo. È vero che ti chiami Lorenzo? Ho cominciato a lanciare il bracciolo del divano, hanno cominciato a saltare ovunque e senz'altro allora è stato per attirare l'attenzione. In questo caso penso che il mio intervento sia molto complesso. Ci saranno 2 giorni d'osservazione nei quali insomma io vedrò quali saranno i vostri comportamenti, i vostri atteggiamenti nei confronti dei bambini e viceversa. E terminati questi 2 giorni decideremo insieme insomma una soluzione semplice ed efficace per migliorare questa situazione già esistente. La tata Rita è una persona che infonde molta calma e tranquillità. I bambini hanno avuto quella reazione, ma poi si vede che hanno capito che emana qualcosa di diverso. Mi ha dato subito molta fiducia e molto ottimismo, ecco. Forse è la volta buona che riusciamo a iniziare un percorso di cambiamento, insomma. I bambini non hanno limiti, fanno sempre quello che vogliono. E ho visto che anche quando appunto interviene la mamma, interviene sempre dopo, quando ormai il disastro è successo. Ma cos'è che avete fatto? Guarda te, chissà che con chi era. Basta. E metti a posto anche quel tappetino, per favore. Va bene. Grazie. Ma non siamo stati noi. Ah no, cosa c'è passato un tornado? Peccato, su. Non fare lo spiritoso, va. Se cadi giù dalle scale ti ammazzi. È difficile che mi metta a giocare con loro, perché non mi sento nello spirito giusto per giocare. Mi calo nella veste della forza dell'ordine e quindi non mi va di giocare con loro sostanzialmente. Brutta mamma! Non riesco a stare insieme a loro in modo piacevole. A posto, dai, sedetevi. Ogni volta che Riccardo inizia a urlare o cominciare a distruggere qualcosa, gli altri lo seguono. Proprio è sempre così, ma è anche normale che sia così. Ma no, con le mani, Riccardo, su.
Sei grande, lo sai che non si mangia con le mani. Ma io volevo grana. E io, se no mi dà un pezzettino di grana adesso. Il booster, vado subito via. Quando è finito il booster e la frutta? No, perché voglio andare di là adesso con le gomme, fai stare di là così adesso o dopo. Riccardo sembra un bambino molto prepotente. Ricatti su ricatti, in continuazione, proprio i bambini continuano a ricattare i genitori. Quando si mangia si sta sotto. No, fai come ti ho detto. E loro, pur di non vedere scenate, accettano tutto. Non riescono proprio ad interagire tra di loro, non riescono a giocare come normalmente si può giocare tra fratelli. Non fanno altro che picchiarsi, mordersi. La madre interviene dopo che tutto è accaduto. Cosa c'è adesso? I giorni ne ha fatto un piccolo. Guarda che l'hai fatto sanguinare. No, mi ha morsicato. Ah, ti ha morsicato. Giulio, vieni fuori adesso. Tu vieni giù con me. Non si morsica, vieni qua. Vieni fuori. No. Vieni fuori. Lorenzo, vieni qua un attimo, fammi vedere la faccia. Dove? Aia. Guarda, ti ha fatto sanguinare anche la faccia. Bisognerà tagliare ancora le unghie al Giulio, che gli crescono a vista d'occhio. Così. Ecco, adesso nanna. Ecco, adesso il bacino gliel'hai dato, basta. Riccardo, quello lì non era un bacino. E gli ho dato una sfera. Ecco, allora non va bene. Fuori. Dai. Giulio, mettiti giù, nanna. Adesso vai nel tuo letto. C'era una volta una regina che aveva un figlio brutto. No, Mauro è abituato a leggere sui figli una storia prima di andare a dormire. E non è sbagliato questo, anzi, è lodevole. Ma non in questo modo, in mezzo a una stanza, distante dai bambini. È importante per i bambini il contatto con i propri genitori. C'è nulla. Tutti lo soprannominarono Ricchetto dal Ciuffo. E domani sera leggeremo come va a finire questa storia bella. Da questo momento sarò io a darvi delle regole. E non sarà facile. Riccardo, basta!
quando sono insieme tra di loro c'è una interazione esplosiva. Una tata. Non c'è un bacino, non so, ciao tesoro, come hai dormito? Hanno bisogno di tanta dolcezza i bambini. Io voglio andare adesso. Fuori, voglio andare fuori. Riccardo, non sono sorda, ho capito. Riccardo è molto testardo, per cui quando si mette in testa una cosa è difficilissimo fargli cambiare idea, per cui sono discussioni a non finire, anche se cerco magari di spiegargli le cose in modo calmo e tranquillo. Voglio la forbice di quella dell'erba. Riccardo, tu con le forbici mi fai solo dei grandi disastri. No. È importante che Cristiano non ceda sempre ai ricatti di Riccardo. Mamma, si è rotta la forbice. Guarda, rido per non piangere. Si vede che è stressata, che non ce la fa più e che non sa minimamente come comportarsi coi suoi figli. Ultimamente i loro giochi sono diventati ancora più pericolosi, si sono immedesimati tantissimo in Spider-Man. Hanno cominciato a cercare di arrampicarsi ovunque. Sia Riccardo che Lorenzo e adesso Giulio è sulla buona strada, perché anche lui non è male come arrampicatore. Un film lo si vede con i genitori ed è importante che si spieghi il film. È normale che i bambini tendano ad emulare i supereroi e quindi si arrampicano, lanciano oggetti. Comunque i genitori devono impedire ai figli di fare dei giochi pericolosi. Questi qua sono libri belli che cercavo di evitare che me li spaccaste tutti. Andiamo a fare il bagnetto, venite a fare il bagno, dai. Ma io no. Su. Riccardo, adesso scendi subito. Scendi subito che vai a fare il bagno. Su, avanti. No. Svelto. No. Riccardo, no, non esiste, vieni giù subito. No. Avanti. Basta! Riccardo, alzati e scendi per fare il bagno, avanti. Quando sono insieme non riescono a fare un gioco un po' tranquillo, oppure strutturato, senza qualcuno che li supervisioni molto da vicino, succede sempre qualche litigio, molto spesso si picchiano tra di loro, urla a non finire. Bisognerà intervenire innanzitutto su Riccardo per dare un buon esempio, tra virgolette, ai fratelli. Riccardo, questa me la pagherai. Riccardo, adesso veramente basta! Va bene, io. Mamma.
Aia! Anche la cena è un momento in cui Riccardo fa i capricci e vuole dettar legge. Quasi io non ce la faccio più. Arrangiati. E quindi scappa, il padre non dice nulla. Riccardo, ne mangi più di albicocche? Ancora due, dai. No. Sì, ancora no, due. Ancora una e basta. Perché se vai avanti così ne vado via. Riccardo a tavola è sempre un problema perché faccio fatica a tenerlo seduto fermo per la durata di un pasto. Lo devo rincorrere per la casa e non sono ancora riuscita a convincerlo a stare seduto a tavola fermo. Ma porca miseria! Adesso basta, eh? Scendi giù di subito. Prima o poi ti scivolerà una mano e ti spaccherai la testa. No, scendi giù, sei arrivato fin lì, arrivi anche fin per terra. Dai, giù a mangiare la frutta. Hai preso l'albicocca? Dai, ancora una, poi basta. Cristiana, Mauro. La mamma è davvero molto esasperata. A questo punto ho le idee chiare su questa famiglia. È il momento di sedermi con i genitori e parlarne. Allora, dopo questi due giorni d'osservazione, io ho visto l'aggressività dei vostri figli, sputare o anche mordere, picchiarsi, urlare in questo modo. Io credo proprio che gran parte della responsabilità sia dovuta al vostro atteggiamento nei loro confronti. Non avete un progetto di accudimento per i vostri figli e non so, il fatto di giocare insieme, di organizzare dei giochi insieme. Più che una madre, lei sembra una vigile urbano e lei sembra un babysitter, nel senso che si occupa dei figli per andare a dormire, per mangiare, ma non con un trasporto affettivo anche. Proprio si vede che loro ne risentono di questo. Tu mi avevi detto che era difficile giocare coi bambini. È difficile giocare con loro. E invece loro hanno bisogno di una madre, un padre che gli insegnino a giocare insieme perché lo sanno fare. Sembra quasi che voi siate già partiti con l'idea che non siate in grado di farlo. E invece non è così. Quando provo a giocare con loro è che non sono serena. Loro vogliono la vostra attenzione e la desiderano veramente tanto. Il vostro amore, hanno bisogno del vostro amore, del vostro coinvolgimento. Perché non so se vi rendete conto, ma questo atteggiamento vostro a lungo andare potrebbe diventare molto dannoso, perché per ora loro sono piccoli. Ma l'aggressività potrebbe aumentare. Comunque da domani noi proveremo con poche piccole regole a cercare di coinvolgervi con i vostri figli, cercare di farvi sentire un po' più a vostro agio con i vostri figli e con poco. Vi assicuro che basta poco. In qualche modo ci eravamo resi conto che c'era qualcosa che andava ritoccato. Sì, i sintomi c'erano, però non riuscivamo a capire bene dove stesse il problema. Sì, perché siete voi la soluzione. Sì. E soprattutto dovete essere più entusiasti. Sì. Comunque adesso state sereni. Sì. E buonanotte. Vediamo da domattina come andrà. Sì, poveri bimbi. Vabbè, insomma. Non sono abituati ad un atteggiamento così gioioso, quotidiano. Perciò sarà difficile. Allora, da questo momento sarò io a darvi delle regole. Le appenderemo sul frigorifero, così le avrete come promemoria. Bene. È importante che tu, Cristiana, smetta di fare il vigile urbano. È molto importante questo per i vostri figli. Su, Lorenzo, scendi. Dai. E devi imparare a giocare con i tuoi figli. Forse è la volta buona che, insomma, riusciamo a iniziare un percorso di cambiamento, insomma, dei rapporti con i bambini. E tu,
tu, Mauro, invece devi dare delle regole ben chiare, perché loro hanno bisogno di essere limitati. Ma si va mangiando. Riccardo, non sputare. Devi smettere di fare il babysitter. Il cambiamento è la cosa che, almeno a me personalmente, mi è sempre spaventato di più, sia nella famiglia che anche fuori. Io ho sempre paura del cambiamento. Devi trovare Cristiana del tempo per te. Mi sono persa per strada soprattutto la cura per me stessa. Mi piaceva molto viaggiare e a tutto questo ho dovuto rinunciare. La mamma e il papà devono imparare a giocare con voi. Siete contenti? Sì. Allora adesso andiamo ad appendere questo sul frigorifero. Mi aiutate? Quello. Dai, c'è. Forza Riccardo, vieni. Le regole che Rita ci ha dato senz'altro sono uno stimolo in più a cercare di risolvere questi problemi, cercare di impegnarsi e cambiare un po' le cose. E non sarà facile perché insomma bisogna andare un po' contro la propria natura, cercare di cambiare i propri comportamenti che alla fine vengono spontanei. Quando si prepara da mangiare, Cristiana, allora i bambini aiutano. I bambini prendono i piatti, gli si dà i piatti, ti faccio vedere come si fa. Gli diamo i piatti, gli diamo i bicchieri e loro apparecchiano. Perché così le faccende domestiche non diventano più una rottura, ma diventano gioco. Ok? Allora, al lavoro! Forza! Giochiamo! Aspetti, quello... Oh, così si fa! Avete visto che è molto divertente? Riccardo, si può chiedere per piacere? Più bello, sai, chiedendo per piacere. Lo sai dire così bene? Bravo! Fai cosa vuoi? Bravo! Bravo! Io voglio il sugo di frutta! Ora fate il pane, capita? Cristiana e Mauro devono smettere di sottostare ai ricatti di Riccardo. Ecco il sugo di frutta. Perché stanno danneggiando tantissimo non solo Riccardo ma anche Lorenzo e Giulio e poi comunque non ottengono quello che vogliono. Lorenzo dai, fammi un bel sorriso. Anche questa faccina era molto bella. Me ne fai un altro? Oh. Giulio mi fai un altro sorriso? Guarda che bello. E adesso tu, Riccardo, cosa fai? Prima finisco il succo, poi te lo faccio, va bene? Dopo il sorriso è ancora più buono il succo. Oh, è stato un secondo, va bene un po' più lungo? Questo non è un sorriso, questo è una faccia da arrabbiato. Vi lascio qua a mangiare. Poi questo pomeriggio facciamo una cosa molto interessante, perché andiamo in un negozio di giocattoli, insieme alla mamma, a comprare dei giochi per giocare insieme alla mamma e al papà, eh? Tu Lorenzo vieni? Dai. Viene solo chi è contento di venire. Beh, allora non vengo. Io, la mamma e Giulio andiamo a prendere i giocattoli. Buon appetito! Mi aspettavo sinceramente un po' più di entusiasmo da parte dei bambini. Gli manca l'entusiasmo, anche in questa situazione gli manca l'entusiasmo. Siete tutti pronti? Mancano le scarpe e il cambio di Giulio. Riccardo, dovresti cercare i sandali perché te li sei tolti tu e non so dove li hai messo. Ma perché viene anche Riccardo? Ma da vedere così non sembrerebbe che abbia molta voglia, eh? Se vuoi venire però ti devi comportare bene. Me lo prometti che ti comporterai bene? Sì? Sì. Ok, va bene. Perché non stiamo indietro insieme? Cosa mi avevi detto? Cosa mi avevi detto? Che ti saresti comportato bene? Lorenzo, Riccardo, guardatemi bene negli occhi. Non si fa. Dai. La prima cosa che dovrò fare con Cristiana è quella di farla giocare con i suoi figli facendo un disegno. Prendi i colori, fai vedere a loro come si mettono i colori giù sul foglio, non so, magari fai vedere, insomma, per invogliarli a giocare con te, fai vedere che fai un sole o non so, quello che ti viene da fare.
Direi che qualche piccolo cambiamento comincia già a vedersi, è cominciato da subito. Allora, adesso la mamma vi disegnerà tutta la famiglia. Tutto sommato ci era comodo fare finta di niente, credo, perché cercare di giocare con i bambini, almeno per quello che ho provato fino adesso, è una cosa faticosa che richiede parecchio impegno. Però il fatto di riuscire a coinvolgere i bambini in un gioco tutto sommato tranquillo e in cui tutti abbiano piacere a partecipare senza litigare, senza gridare, in cui anch'io mi sono divertita, quella è stata una cosa che praticamente prima non era mai successa. E quindi già quello è stato un grosso cambiamento che è successo con pochissimo sforzo, tutto sommato. Bastava avere l'input giusto su che cosa fare. Hai visto come sono bravi? Gliel'hai insegnato nel modo migliore. Ti sei divertita anche tu perché hai disegnato. Questo è un mostro. Perché è molto importante anche il contatto con le cose che fanno. Brava, veramente brava, bravissima, sei stata proprio brava. Io non riesco a fare una lavagna per lasciare un gomitolo che era quasi finito. Pensato di mettersi a fare della mia pelle con i fili da cucire. Siccome tu avevi espresso il desiderio di poter pensare un po' a te, allora ho pensato di farti un regalo e mi piacerebbe che tu andassi da sola a farti un bel servizio di bellezza in un centro estetico. Quindi ora preparati e vai lì. Più tardi! Rita mi piace proprio molto, come modo di fare, molto gentile, sempre sorridente, serena. E poi è riuscita proprio a mettere il dito nella piaga. Io ho regalato questo buono a Cristiana proprio perché per me è molto importante che lei stia bene con se stessa, che capisca che star bene con se stessi poi vuol dire anche star bene con i suoi figli, con il suo compagno, insomma, con gli altri, ecco. Io voglio i colori, quelli per fissare dentro le mani. Non voglio ascoltarti, stai! Non devi prendere... Oh! Riccardo, non alzare le mani! No, vieni qua. Riccardo, se me lo chiedi bene, io ti do i pennarelli e possiamo colorare insieme. Mauro sembra non sentire i capricci di Riccardo. Tanto poi dovrai rimettere a posto tutto tu, sai? Capito? Dovrai rimettere a posto tutto tu. Mauro in questo, non è intervenuto, proprio sono dovuta andare io da lui. Sembra che non abbia speranza. È molto importante che Riccardo capisca che non deve avere i pennarelli perché si è comportato molto male. Riccardo! Riccardo, finché continui a gridare non otterrai niente. Non otterrai niente, stai qua a piangere. Se vuoi star fuori metti le scarpe. Riccardo,
Basta, stai qua. Di sopra non ci vai. Io non andare di sopra. Non importa se tu vuoi andare di sopra. Di sopra non ci vai. E se continui a urlare, sarà sempre peggio. Stai qua seduto. Ferma così. Bisogna avere pazienza, bisogna avere molta pazienza con i bambini. Quindi anche se loro si mettono a urlare, lasciarli sfogare. Però non devono mai ottenere quello che vogliono, perché altrimenti non serve a nulla, non c'è nessun insegnamento così. Perché i bambini hanno bisogno di limiti, di avere dei limiti. Io comincerò a parlarti quando tu avrai chiesto scusa. È stata veramente meravigliosa. Ciao, grazie. Minna, ciao, ciao. Ciao. Bisogna avere pazienza, bisogna avere molta pazienza. I bambini non devono mai ottenere quello che vogliono, perché altrimenti non serve a nulla, non c'è nessun insegnamento così. Perché i bambini hanno bisogno di limiti, di avere dei limiti. Io comincerò a parlarti quando tu avrai chiesto scusa. Scusa. Così vuole attirare l'attenzione. Se tu lo ignori, dopo un po' capisce che l'attenzione la può attirare facendo il bravo. E l'occhio di una persona che vede le cose dal di fuori è veramente importante. Hai capito tutto quello che ti ho detto, che ti ha detto il papà? Ok? Mi dai un bacino adesso? Va bene. Anch'io. Per favore, mi dai pennarelli? Ok, sì, adesso te li posso dare finché non è pronto da mangiare. Bene. Però ascolta, prima di cominciare a colorare, devi andare a chiedere scusa a tutti i tuoi fratellini. No? No. Voglio il bacino. Lui voleva solo chiederti scusa. Vieni qua, vieni qua. Via. No, no, non ti devi offendere, non ti devi offendere, Riccardo. Perché non è abituato a questo. A Giulio no. Dai. Che quando tu non mi davi i pennarelli, sono andato fuori e ho strappato ancora di più fuori alla pianta. Allora devi andare a chiedere scusa anche alla pianta adesso. Sì, ma la pianta non è un uomo. Lo so, scusa se ti ho strappato tutte le foglie, non lo farò mai più. È stato molto bello avere qualcuno che mi coccolasse, che si prendesse cura di me, visto che io sono sempre abituata a prendermi cura di un sacco di gente, a coccolare un sacco di gente. Ragazzi, spegnete che è arrivata la mamma, presto! Permesso. Ciao! Allora, com'è andata? Sì, ma tu guarda che lo devi pulire quella cosa. Bella! Ma stai benissimo, ti ha fatto bene. I bambini erano molto divertiti, hanno partecipato al rientro della madre. Desidero, non compro niente. Ti piace la mamma? Sì. Sì. Lorenzo, vieni. E le unghie, hai visto anche le unghie? I diti rossi. Ti spiego un po' come coinvolgere i bambini per cercare di attirare la loro attenzione sul libro. Praticamente tu ti metti vicino a loro, così loro ti sentono insomma vicino, ti siedi tu magari in mezzo con loro accanto a te. Con entusiasmo, mi raccomando. Riccardo, vieni a leggere il libro. Questa è una blatta. Sera.
Non faccio molti giochi. Quando capita, il gioco che facciamo di più è coi colori. È un gioco che ognuno fa singolarmente, ovviamente, non sono giochi che loro fanno insieme. Faglielo vedere tu, così poi impara. Guarda. Va bene, allora tiriamo via il filo e mettiamo la mano. Se loro imparano a giocare insieme senza picchiarsi o fare solo giochi violenti, sicuramente loro si divertono di più e anche noi siamo più rilassati e ci divertiamo probabilmente anche noi. La facciamo una torta? Per favore, quando abbiamo finito le ragnatele. Quando Cristiana ha proposto di preparare la torta, Riccardo ha detto per favore dopo, quando avrò finito di giocare con la ragnatela. Mi ha scaldato il cuore. È stato molto bello vederlo così sereno. Dai, ne metto ancora un po'. Adesso riesco a diventare un po' bambina anch'io, quindi a mettermi tranquillamente a giocare con loro senza pensare al fatto che si sporchino, mi facciano magari un po' di disastri in casa, a vedere il lato anche divertente e piacevole. Facciamo il ragno sulla torta. Sono 2 giorni finalmente che tra ragnatele in salotto e torta di ragno, Riccardo non si arrampica sui mobili e su ogni cosa. Da quando è arrivata la tata è successo quello che speravo succedesse, cioè che sono molto serena nel momento in cui sono coi bimbi, riesco a trovare il modo di farli giocare abbastanza tranquillamente, senza che continuino a litigare o a gridare, senza arrabbiarmi, a stressarmi come facevo prima. Riccardo, adesso veramente basta! Penso che la cosa migliore sia cercare di fare pochi piccoli passi per volta. La collaborazione tra di loro e con noi, quella del aiutarci a apparecchiare in tavola e poi anche Riccardo che aiutava a mettere la lutanna ai suoi fratellini più piccoli e era proprio bravo, lo faceva con molta cura. Cristiana è più rilassata, sta meglio ed è più tranquilla, è felice di stare con i suoi figli. Intanto papà Mauro prova a sperimentare un gioco da fare tutti insieme. Portalo su tu. Non era mai successo di coinvolgerli tutti insieme in un gioco. Noi abbiamo capito un po' la strada per farli giocare in maniera anche più divertente per loro e per noi. Ho potuto vedere come con un piccolo cambiamento da parte mia si possono ottenere dei risultati molto visibili, insomma. Adesso ho tutti gli strumenti e anche la verifica del fatto che funzionino, quindi penso di continuare su questa strada. La parola chiave di tutto questo è la frase che hanno scritto anche sul foglio che adesso è sul frigorifero, cioè smetti di fare il vigile urbano. Senz'altro è stato molto utile il fatto che Rita sia stata molto diretta. Da questo momento sarò io a darvi delle regole. Probabilmente avevo proprio bisogno di qualcuno che mi dicesse chiaro e tondo quello che non andava e che mi desse qualche indicazione su come fare a cambiarlo. È proprio esattamente quello che ha fatto lei, quindi sono molto molto contenta. Adesso intanto prima la vasiglia. Sono veramente meravigliata per il risultato che hai ottenuto. Non so, ho dovuto fare un po' di sforzo almeno perché non mi viene spontaneo di mettermi così a giocare con i bambini, per cui devo sempre pensare certo adesso cosa faccio, cos'è che può interessare a loro. Però
appunto poi vedere il risultato immediato che si ha, vederli così coinvolti e tutto sommato tranquilli, certo. Mi invoglia molto a cercare di, insomma. Certo, ma poi ricordi che deve piacere anche a te. Infatti, poi appunto alla fine ci prendo gusto anch'io, penso che poi alla fine spero almeno che mi verrà spontaneo, cioè che non sarà più uno sforzo che devo fare per certo. Giocare con loro, ma che venga naturale. Certo. Questi genitori avevano paura di stare coi propri figli, non giocavano con loro. Ora le cose sono cambiate per il meglio, io me ne posso andare. Cara Rita, grazie per l'aiuto che ci hai dato. Quando abbiamo chiesto il tuo intervento, non eravamo in grado di vivere con serenità il rapporto con i nostri figli. Invece i tuoi consigli e il tuo esempio ci hanno illuminato. Non avevamo capito niente. Bastava un po' di buona volontà e avremmo potuto migliorare molto il nostro modo di vivere il ruolo di genitori. Bastava così poco. Avere accanto una persona così energica, solare e positiva come te è stato un enorme stimolo a cercare di fare del nostro meglio. Ci hai dato una bella strigliata e i risultati si sono visti immediatamente. Non è facile, ma ce la metteremo tutta per essere genitori attivi ed entusiasti e per conservare questa armonia data creata. Un abbraccio fortissimo, Mauro e Cristiana. Oscura l'azzurro cielo della splendida Ischia. Francesco, 5 anni, il piccolo Vesuvio di Casa Pollice. Adora due cose, la pittura e la danza classica. Mamma Antonietta è una mamma serena e spensierata. Papà Salvatore ha le idee chiare. Il problema è tuo. Unico raggio di sole, la tenera e obbediente Ilenia. Ile! Cosa c'è? No. Riuscirà la nostra Tata a fronteggiare questa burrasca? Nella prossima puntata a SOS Tata.